Ha ha ha. E buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale e soprattutto benvenuti nel consueto vlog del sabato Luisa Stieniti A me ieri è saltato il vlog consueto del venerdì ma per imprevisti sopraggiunti in una maniera inattesa appunto per quello si chiamano imprevisti che mi hanno tenuto fuori casa più del tempo dovuto e quindi ho dovuto saltare questo magico appuntamento con voi però è anche vero che per sopperire alla lacuna di ieri ho caricato di mattina, cioè questa mattina, già due contenuti: un oroscopo inerente al segno zodiacale del toro, forse. Ora non lo so, correggetemi se sbaglio. E l'altro relativo a un prodotto che ultimamente mi avevano inviato da attestare un integratore alimentare. Ma bando alle ciance e andiamo sovente a quello che è l'argomento principe di questo vlog, e c'è cioè una sorta di riassunto di ciò che è accaduto ieri. Nella giornata di ieri c'è stata una vera e propria valanga di live di botta e risposta. Ora, l'unico problema è il fatto che se determinate live sono state trasmesse e sono ancora lì dove danno la possibilità a chi non ha seguito di informarsi, di capire un po' cosa succede, per altre live purtroppo non è più possibile andare a seguire perché sono state o cancellate o privatizzate. Ed il fatto di non poter istantaneamente confrontare ciò che dice uno a ciò che dice l'altro è un po' fa perdere il, la possibilità di valutare in modo obiettivo e oggettivamente le cose ascoltate perché comunque mancano degli elementi che forse potrebbero essere addirittura essenziali per la comprensione di questo enorme casino. Comunque, anche senza questi determinati elementi, possiamo ben rilevare quelle che sono le fazioni al momento, cioè Fate Eva contro Joker. Chiara al momento credo abbia messo un po' un veto su quella che è questa questione perché ha ripreso la sua consueta routine di vlog, video spesa e contenuti di vario genere, dove assolutamente non compare più né il nome di Eva, né Joker, né Fate e quant'altro. Quindi dopo le numerose live di avete rotto della nostra Chiara d'Alessandro, sembra che abbia bypassato questa situazione e credo non ci tornerà neanche su a meno che non la coinvolgono in qualche altra situazione poco pucciosa. Allora lei riprenderà di nuovo le redini della questione. Ci saranno di nuovo le famose live basta. Che tanto piacciono all'utenza di YouTube e provate a dire il contrario. Nelle live che si sono intercorse nell'arco di questi due, tre giorni sono volate delle parole abbastanza grosse, delle minacce. E un qualcosa che io vado sempre ad ammonire: il fatto di tirare in mezzo i minori, perché sembra sia diventato oramai di regola mettere di mezzo familiari, minori e quant'altro pur di andare a attaccare la controparte, comportamento deprecabile se ci fosse una maggiore consapevolezza di quello che può essere comunque portare in via pubblica determinati aspetti della vita privata degli altri. Un altro comportamento assai spiacevole che si registra sempre più spesso qui su YouTube Italia è il fatto che quando due youtuber vanno a scontrarsi, a chiudere un rapporto, vuoi che sia di amicizia, vuoi che sia di conoscenza o quant'altro, è quello di tirare in ballo tutti gli audio, tutte le conversazioni, tutte le confidenze ricevute durante l'amicizia fittizia o comunque spontanea. Questo è assolutamente sinonimo di immaturità e soprattutto fa perdere credibilità in quelle determinate persone, perché comunque chi assiste a questi siparietti veramente molto trash tenderà a non fidarsi di quei determinati soggetti perché già sa. A cosa va incontro? La lista dei personaggi in corsi in questo tipo di trappola è veramente lunga. Ora stare a citarne uno o dieci sarebbe poi comunque un sottovalutare tutti gli altri che ci sono cascati. Credo che una delle motivazioni che spinga a cercare associazioni, alleanze sia quello di voler sospingere sempre più in alto il proprio canale. Ora, la riflessione che faccio io in merito è: se una persona ha un canale da 5, 10, 15 anni e non lo caga nessuno, voglio dire, io una domanda me la farei. Soprattutto se tu poni tante aspettative su questo canale YouTube, forse bisognerebbe iniziare a considerare il fatto. Che magari vi mancano sia il talento che le capacità per arrivare agli obiettivi che vi siete prefissati per il vostro canale YouTube perché comunque i numeri sono quelli e parlano abbastanza chiaro. Se un discorso che faccio prettamente a chi veramente dà l'anima su YouTube senza avere alcun riscontro, per quanto mi riguarda, il discorso è totalmente diverso perché ho aperto un canale al solo scopo di poter esprimere la mia opinione in merito a un qualcosa che mi colpisce al momento o magari condividere con voi dei contenuti che io ho nella vita privata mi piace riportare magari degli hobby delle non lo so delle esperienze di viaggio delle esperienze magari con dei prodotti questo mi piace molto ma assolutamente non ho alcuna aspettativa su questo canale anche e soprattutto perché nella vita reale svolgo non uno ma ben due lavori che mi permettono di vivere discretamente Ora, se devo fare un discorso onesto e sincero, posso dire tranquillamente che in un anno di permanenza su YouTube, pur non avendo sprecato tanta energia, ho ricevuto più riconoscimenti magari di persone che veramente ci fanno tutto il giorno e tutta la notte su YouTube e non sono arrivati neanche all'1% dei risultati che io ho ottenuto veramente senza alcuna fatica, perché comunque chi frequenta il mio canale sa benissimo. Che non perdo il sonno per fare live, video lunghissimi e quant'altro. Mi piacciono dei video brevi che arrivano in modo istantaneo, qualcosa di leggero, né più né meno di questo. Sapete benissimo, è meglio di me. Che su YouTube ci sono presenti degli elementi i quali malgradiscono i successi degli altri. Forse perché i successi degli altri rappresentano i loro fallimenti: quindi una scarsa autostima o magari una consapevolezza di essere in confronto agli altri delle persone mediocre affermazione che non vuole andare a rappresentare un'offesa bensì una conferma perché facciamo qualche piccolo esempio per rendere bene l'idea della situazione se io individuo x apro un canale oggi e fra dieci anni non ho raggiunto neanche i mille iscritti una domanda me la farei perché dieci anni sono tanti se individuo x fa una live dopo una settimana ha totalizzato più o meno 50-60 visualizzazioni dopo dieci anni di permanenza su YouTube. Anche in questo caso io una domanda me la farei. Prendere in considerazione l'idea che quel canale non funzioni, magari ritornare a fare il semplice utente e abbandonare quelle che sono le aspettative di guadagno da YouTube. Credo che uno degli errori che capita sovente in chi apre un canale su YouTube è quello di guardare ad altri youtuber che sono riusciti a da percepire un guadagno mensile costante come potrebbe essere tipo Chiara d'Alessandro che ci vive di YouTube. Però bisogna tenere presente che non siamo tutti Chiara d'Alessandro e non tutti hanno le sue capacità. Per chi avesse aperto un canale sono passati 5, 10, 15, 20 anni e non vi caga nessuno, cioè rassegnatevi, quello è e quello rimane. Ora, questo mio vuole essere solo un consiglio barra raguaglio per tutte quelle persone che spendono davvero, davvero tanto tempo su YouTube e senza alcun risultato. Ora detto questo passiamo alle cose serie, qui oggi è una bellissima giornata, siamo a sabato quindi il cuore di questo nuovo weekend appena iniziato e credo che oggi bypasso totalmente YouTube e me ne vado a fare una bella passeggiata in centro. Questa volta voglio concludere questo vlog del sabato con un piccolo quesito per voi: secondo voi è apprezzabile di più l'atteggiamento che io ho nei confronti di YouTube, cioè che lo prendo alla leggera, spendendo veramente il minimo delle energie e soprattutto non ponendo alcuna aspettativa, utilizzandolo prettamente come mezzo di condivisione, oppure chi ci passa l'intera giornata e anche la notte per vedere tutto ciò che succede in giro e andare poi comunque anche a criticare in malo modo quello che vede e quello che sente. Ossessionato magari dal numero delle visualizzazioni, dal numero degli iscritti, che ahimè nei loro casi non sale e quindi questo crea anche un forte disagio e credo anche tanta frustrazione che scaricano sugli altri. Bene, fatemi sapere nei commenti sottostante questo meraviglioso vlog come la pensate in merito. Io per quanto mi riguarda, vi saluto. Per oggi YouTube per me può anche chiudere, me ne vado un po' in giro, approfitto del bel tempo. Bacio bacio da Gosi.